Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi video un po' diverso dal solito, ho deciso di portarvi con me e quindi facciamo questo vlog. Oggi andrò ad un evento abbastanza importante, al Giffoni, inerente, cioè riguardante le Winx. Non vedo l'ora, sto andando a prendere il treno per Roma. Ovviamente il treno è in ritardo e mo' ho aperto la coincidenza, sicuro. Vi giuro, raga, una iena della Madonna, insomma, mi veniva quasi da piangere. Ho dovuto chiamare mia madre e mi ha portato a Frosinone, perché sennò perdevo la coincidenza, anche se erano solo 10 minuti di ritardo, erano troppi per me, perché poi perdevo l'altro treno. Insomma, un incubo, la giornata è già iniziata male. Speriamo che continua bene. Allora, raga, sono già arrivata a Salerno, mi sono cambiata, mi sono docciata, non mi sopportavo più. È un albergo bellissimo, cioè abbiamo 114 letti, c'è anche la vista mare, cioè raga, pazzesco veramente. Ringraziamo tutti quanti Marco per questa fantastica Questa te la esperienza. rubo io. Vai, c'è anche la special guest qui, Stella Charmix. In questo letto ho messo tutti quanti i miei probabili outfit. Io voto per questo. Vediamo quale indosserò, molto probabile questo. Allora, ragazzi, siamo andati a mangiare in dei posti pazzeschi. Magari vi metto le foto di quello che ho mangiato, era tutto buonissimo. Mi sono già cambiata per l'evento, vi faccio vedere l'outfit. Lo amo. Lo amo. Bellissimo. Perdonate il caos dietro. Ho deciso questo alla fine di vestito. Vi piace? Allora, raga, da qua proverò a fare un voice over perché è stato un po' complicato per me registrare. Comunque, qui dall'hotel abbiamo preso la navetta. Ovviamente, ho portato Stella Starmix con me e questa navetta ci ha portato al Giffoni Film Festival. Appena arrivati al Giffoni, ci hanno accolto in un lounge bar dove potevamo prenderci da bere e penso di essermi bevuta tipo 3 litri d'acqua per quanto faceva caldo, stavo morendo proprio. E dopo questo, ci hanno fatto sfilare sul blue carpet. Anche qui, raga, per me è stato leggermente complicato riprendere, però vi lascio questo video che ha caricato proprio la pagina ufficiale del Giffoni. Non vi nascondo che mi sono sentita leggermente un po' a disagio perché comunque c'era gente abbastanza conosciuta sui social e io alla fine non sono nessuno. Però devo dire che è stata veramente una bellissima esperienza e sono contentissima di aver conosciuto molte persone. Dopo il carpet siamo andati in questa sala tipo cinematografica, dove è stato proiettato, diciamo, un riassunto più o meno della prima stagione delle Winx ed è stato bellissimo. Magari vi lascio qualche spezzone che sono riuscita a registrare. Finita la proiezione, siamo andati in questa location dove appunto c'era l'after party. Bellissima tutta questa decorazione con i palloncini, ma soprattutto questo bel tappeto fucsia con il logo Winx, da notare come ancora resistevo da stare sui tacchi. Bellissimo, ecco di nuovo il logo. C'era un palco dove c'è stata la musica fino a tardi, proprio un DJ set. Qui Winx or Trix. E a fianco c'era una parete dove praticamente ci si poteva travestire da Winx perché c'erano varie ali e oggetti di varie Winx e ci si poteva travestire. Io ovviamente ho optato per Stella. Ho apprezzato tantissimo i vari riferimenti alle Winx, anche nella zona food e drink. Cioè c'era un drink per ogni Winx e anche per le Trix. Io ho preso il supersonico, che sarebbe quello di Musa ed era buonissimo. E anche questo buonissimo panino, da notare anche il fazzoletto. Sempre a tema Winx con il logo, cioè bellissimo. Ad un certo punto siamo anche saliti sul palco, ma queste cose, raga, non fanno più per me, cioè ballare, discoteca. Però mi sono divertita molto, devo dire, anche se i miei piedi chiedevano pietà. Niente, raga, sono tornata a casa e volevo farvi vedere da più da vicino le cose che sono riuscita a prendermi come gadget. Ho preso questa confezione di fazzolettini, cioè, raga, bellissimi. Con il logo Winx e con la scritta 2004 Back to Alfea, appunto il nome dell'evento che c'è stato. Bellissimo, ovviamente non li userò. Il bicchiere stupendo del mio drink, ovviamente non potevo non portarmelo, con il fatto che appunto anche questo c'è sempre il logo delle Winx. Non mette bene a fuoco purtroppo. Ne ho presi anche altri di bicchieri, ma per colpa di Marco. Non si sa che fine hanno fatto questi bicchieri, ma vabbè, non fa niente. Questo era il pass che avevo, ovviamente tutto questo lo terrò per ricordo.
E poi ci hanno dato questa bandana stupenda con tantissimi loghi delle Winx. Stupenda, io non sono un amante delle bandane, ma ovviamente farò un'eccezione per queste. Niente, raga, detto questo sono letteralmente morta, stanchissima. Di bandane sono riuscita a prenderne più di qualcuna. Non so come funziona, se no altrimenti farei pure qualche giveaway e ne regalerei qualcuna perché sono belline. E niente, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!